Rieccoci qua in un nuovo video, questa volta Death Stranding, il gioco di Hideo Kojima che io ammiro, stimo e seguo nella mia collezione del museo. Quindi iniziamo nuovamente questa avventura nella modalità Director Cut per vedere cosa ci aspetta, quindi questa nuova avventura. E subito inizia il gioco! Ragazzi, dovete sapere che io questo gioco lo adoro, lo amo con tutto il cuore. E spero che vi divertirete tanto a giocarlo insieme, quindi poterlo commentare e vederlo insieme. Anche per spezzare la monotonia degli altri giochi, ovviamente, che abbiamo giocato. Poi mi fate sapere se vi piace nei commenti. Sicuramente ci saranno molte scene comunque cinematiche, però ci divertiremo. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che diede origine al tempo e allo spazio. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che portò un pianeta a ruotare in quello spazio. Un tempo ci fu un'esplosione, uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Già sto godendo. Godete anche voi. Spero in Giappone di riuscire a visitare lo store che si troverà al centro commerciale Parco. Quindi ora lo pubblicherò anche su Patreon, così poi andate a vedere su Patreon, che vi potete scrivere gratuitamente. Troverete gli orari e i posti dove Hideo Kojima farà degli eventi di Death Stranding in questa settimana. Quindi venite su Patreon. E poi ho avuto anche fortuna, perché è nella stessa settimana che mi trovo in Giappone, quindi perfetto. Ok, ora godiamoci il video. Comunque questo gioco è tra i miei preferiti, sia a livello musicale che a livello comunque di game design. È stupendo. Wow.
carico. Il carico. No! Oh, fantastico. Cazzo. E poi graficamente è stupendo. In pratica in questo gioco cosa si fa? In questo gioco inizialmente, per non spoilerarvi, vi posso dire che dobbiamo portare un carico di viveri e materiali eccetera eccetera in un altro punto. E man mano la storia quindi si espande, la trama si espande e mi fa scoprire dei personaggi meravigliosi. Un mondo fantastico. Ovviamente più carico metti e più comunque il personaggio ha difficoltà a camminare. Quindi si può scivolare, si può cadere e poi perdere il carico. Volevo fare la strada di sopra, però a quanto pare. Ci conviene fare questa. Anche perché penso che da lì non ci poteva arrivare. Forse sì. Mi ricordavo che una volta ci avevo provato. Da quell'altra parte. La storia ovviamente porta qua. Penso che lo conoscete, Norman Reedus, ha fatto The Walking Dead e altri film, altre serie.
Finish. Se n'è andato. Cioè, se non avete giocato a questo gioco, è meraviglioso. Se ne sono andate. Ehi, ma che hai? Non ti volevo stringere così forte. Tu lacrimi. Hai un'allergia chirale. Quindi hai le Dooms, come me. Io ho il fattore estinzione. Ma credo che tu mi batta. Di che livello sei? Le puoi vedere, giusto? No, ma riesco a sentirle. Livello 2, allora. Che cosa ci fai qui? Cerco di non bagnarmi, come te. Sembra che abbia smesso. Io mi chiamo Fragile. Sì, ho sentito parlare di te. Davvero? Sam Porter Bridges. Sam. L'uomo delle consegne. Comunque in Giappone, se la trovo, voglio prendere l'edizione limitata di Death Stranding della PS4. La console, vediamo se ci riesco. Un criptobionte al giorno leva la pioggia di torno. Anche perché qualcosina già ce l'abbiamo di Death Stranding. Forse ci manca solo la console. Non so se lo vedete. Ti va di lavorare per me? Vi do un deve piccolo essere spoiler. Due a lavorare da solo. Piccolo spoiler. Sul serio? Credevo che la Fragile Express fosse piena di gente. Piena di traditori. Piccolo spoiler. Siamo rimasti in pochi ormai. In pochi a essere onesti. E per giunta. Ma anche di me è rimasto ben poco. Sono intrisa dal collo ai piedi. Non posso esserti d'aiuto. Io faccio consegne, nient'altro. Io faccio consegne. Corriere Sam Porter Bridges. Il destinatario è in attesa della consegna. Capito? Noi siamo dei corrieri un po' particolari. Mo vedrete. Comunque la storia è molto affascinante. Stai andando in città? Fa attenzione. Quelle cose non scompaiono a lungo. Capito? La tuta di Sam in questo momento sembra quella di Ludens. Ludens è il logo ormai di della Kojima Production. La cronopioggia fa invecchiare ciò che tocca, ma non può spazzare via tutto quanto. Il passato non ti abbandonerà. Ci vediamo in giro. Sam Porter Bridges. Wow. A prendere i comandi di Sam e andiamo a fare questa nostra prima consegna, anche perché sta per piovere, quindi attenzione. Quando la barra è rossa, in pratica lui dovrebbe fare la pipì.
No. Sì, questo. Ok. Ok, facciamoci fare la pipì, dobbiamo scaricare tutto il liquido che abbiamo di urina. Ok. Ovviamente ci bloccheranno tutto su questo video per la colonna sonora fantastica. No, poverina è morta. Povera. Ok, qua lanciamo uno scanner per vedere la profondità, visto dove è blu in pratica va bene, dove è giallo così così, dove è rosso è pericoloso. Molto pericoloso. Quindi dicevo che dove è rosso è molto pericoloso. Spero che la musica, anche se è bella, non sovrasta la voce. Eventualmente poi lo regoliamo. Entrando all'interno dell'angolo della base. Avvio scansione. Carico verificato. Grazie. Ok, andiamo a consegnare. E ci siamo. Hunter! Conosci già il mio Patreon? Scrivi Hunter Fushura. Selezionami. Una volta entrato ti puoi iscrivere gratuitamente. Ci sono tanti livelli per supportarmi se vorrai e tantissimi contenuti. Vieni anche tu a far parte dell'Hunter Family, ti aspetto! Questa è la forza, ok, ovviamente un po' di cui stanca, quindi si affatica. E quasi entra a consegnare. Ok.
Perfetto, consegna. Consegna richiesto. Tutto il carico. Ok. Viene promosso e lui consegna il carico. Consegna carico. Consegna carico. Perché ci hai messo così tanto? Le leggende non arrivano in ritardo. C'era una forte tempesta, ho perso la moto. Te la sei vista brutta, eh? Bene, il carico è in perfette condizioni. Top. Beh, ci hai fatto aspettare. Ma tutto il resto sembra in condizioni perfette. Quindi, ottimo lavoro. Aspettiamo la prossima consegna. Anche perché il carico si può danneggiare, quindi può arrivare con tanti disastrati. Quindi con danni, oppure direttamente il carico comunque è irrecuperabile. Incarico speciale per Sam Porter Bridges, alta priorità. Comunque inizia come se fosse un film, ovviamente Hideo Kojima, creatore di Metal Gear, quindi già mentalmente è avanti, quindi comunque pensa sempre a creare delle storie molto cinematografiche, e l'ha creato in un modo che inizia leggero per poi piano piano diventare comunque qualcosa di incredibile. Ti fa entrare nel personaggio piano piano. Eccolo, guardate cosa ha appeso. Igor, Bridges, smaltimento cadaveri. Sam Porter, immagino. Giusto, non ti piace il contatto fisico. Il profilo diceva che hai una specie di fobia. Sei dello smaltimento cadaveri? Che è successo? Senti, diamoci una mossa, te lo spiego strada facendo. Andiamo. Andiamo. Anders, andiamo. Vieni a dare un'occhiata. Cazzarola. Già impacchettato per l'inceneritore. Da quanto tempo è che è morto? Non si sa con certezza, ma io direi che è morto da almeno 40 ore. 40 ore? L'hanno messo in quarantena. Non era malato, si è suicidato. È fortuna che l'abbiamo trovato. L'ho trattato con il ghiaccio, ma non so quando andrà in necrosi. Dove lo porti? L'inceneritore più vicino è a nord. Quella strada pullula di CA. Non puoi portarlo altrove. Magari potessi, però non c'è tempo. Le CA. Allora perché non bruciarlo qui, questo poveraccio? E disperdere il chiralium così vicino alla città non si può fare. Sarebbe meglio che tentare quella strada. Senti, possiamo farcela. Ma ho bisogno di uno come te, dotato di Dooms. Beh, è già nella prima fase della necrosi. Dai, qui resterà solo un cratere. Che vuoi fare? Posso contare su di te? Allora la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Sam. Solo Sam. E non scovole, CA. Io le sento. Per questo mi sono premunito. Un bridge baby, eh? E con il suo aiuto noi ci troveremo sempre un passo avanti a loro. Questo? Ogni volta mi fa sentire una merda. Già, perché ti colleghi con l'aldilà. Sconvolge anche me. Cazzarola. Partiamo! Comunque siamo in attesa del secondo titolo. Infatti sto seguendo
ovviamente tutti i trailer, eccetera, eccetera. Penso ormai uscirà prossimo anno. Il mondo era molto diverso quando ero bambino. L'America era una nazione, ognuno era libero di andare dove diavolo gli pareva. Non avevamo bisogno di corrieri come te. Avevamo autostrade, aerei. Stai iniziando. Pensa, potevamo visitare altre nazioni. Sarebbe inconcepibile ora. Come puoi vedere, il Death Stranding ci ha incasinato per bene. E ha trascinato nella merda tutti quanti. E se per caso riuscivi a sopravvivere, ci pensava la cronopioggia a spazzarti via. Poi dalla spiaggia sono comparsi quei mostri. Il mondo dei vivi e quello dei morti si sono mescolati insieme. È allora che la gente si è barricata nelle città. E i corrieri come te sono stati messi su un piedistallo. Non so come finirà, cioè lo so come finirà, ma... L'arcobaleno. Ogni volta è come la prima. Tra quanto arriviamo all'inceneritore? Qual è l'inceneritore? Sta per trasformarsi. Merda. Non ci resta che tagliare per le CIA. Il modo non si vede, ma c'è. Si è fermato. Quegli stronzi ci hanno attirato in una trappola. Andiamo via di qui. No, no. Sam, vedi qualcosa? No. Sì. No. No. Niente. No, solo... solo pietra. Rocce. Questo PB deve essere rotto, non funziona. Penso, sì. Si fa veramente veramente brutta la situazione. No, è rimasto incastrato, poverino. Merda, sono qui. Non riesco a tirarti fuori. Guardate come sta invecchiando.
con l'acqua. Sam! Zitto, non devi fiatare. E lui ci individua con il respiro. Accia. Bravo a trattenere il respiro. Ricordo che prima dell'uscita, 5 anni prima, forse 3 anni prima, questo era l'unico pezzo di trailer che avevamo visto. Non sapevamo che cos'era. Adesso lo sappiamo cos'è. Quanti meme erano usciti con questa scena? Assurdo. Perché la gente non capiva. Ma non capisce neanche tuttora. Comunque ha una trama molto molto particolare.
Stone Bridge crollerà. Oh, mia signora. C'è un casino. Tatuaggio di pipistrello, non l'avevo mai visto, cioè non avevo mai fatto caso. Siamo noi. Questo è quello che succede quando... Un tempo ci fu un'esplosione. Non si trattiene le spine. Uno scoppio che generò la vita così come la conosciamo. E poi arrivò un'altra esplosione. Un'esplosione che per noi sarà l'ultima. Bellissima. Cioè già inizia in un modo proprio fantastico. Ok, vediamo cosa succede. Episodio 1, Bridget. Ah, ti sei svegliato. Allora, come ci si sente a far ritorno nel mondo dei vivi? Non temere, io sono un medico. Un medico legale, di formazione. Mi chiamo Deadman e ho dimestichezza con i morti. Non quanto te, ovviamente. A dispetto del mio nome, non sono mai morto davvero. Ovviamente lui è l'attore, Guglielmo del Toro. Io non lo farei se fossi in te. I personaggi. Non sono un esperto, ma ti assicuro che quelle servono solo a proteggerti. Vedi? Allora sono prigioniero. Queste non sono manette. Sono dispositivi che noi portiamo per essere tutti connessi. Noi chi? Oh, noi. Già, la Bridges per l'umanità è l'unica speranza di un futuro.
O di evitare l'estinzione, se preferisci. Sì, certo. Dove mi trovo? Che ore sono? Fai come me. Stringile premendo sul polso. In questo modo. Rilassati. Vuol dire che il tuo corpo ha una buona connessione con le M-Line. Guarda, guarda! Le M-Link ti monitoreranno 24 ore al giorno. Ovvero sia, lo faremo noi. Siamo qui per aiutarti. Ma che diavolo? Due giorni? In quel frattempo, ci siamo permessi di prelevare campioni dei tuoi fluidi corporei. Tu sei un riemerso. Questo ti rende molto speciale. I tizi dell'smaltimento cadaveri? Central Note è stata spazzata via dalla faccia della Terra. Game over, finito. Al suo posto c'è un cratere. Vi siete salvati solo in due. Tu, per ovvie ragioni, e il tuo bridge baby rotto. È a posto ora. È stato destinato allo smaltimento. Non funzionava più. Perché tenerlo? Abbiamo perso tutti quanti. Non soltanto lo smaltimento cadaveri, ma la mia equip, il QG, tutta Redford e ogni anima di Central Knot City. Ora la nostra base si trova a Capital Knot City, o per meglio dire, il nuovo quartier generale. Sudbury ci è sembrata la scelta più logica. Ma la squadra implementazione è stata decimata. E non c'è molto che possa fare in soli due giorni. Che la situazione è disastrosa. Per fortuna, il direttore e i suoi collaboratori erano fuori città in quel momento e la catena di comando è rimasta intatta. Mi rincresce dovertelo dire, ma ho già un lavoro per te. Questo segno è del momento in cui sei riemerso? Ah, l'altro come te lo sei fatto? Una donna mi ha stretto il braccio. Che curioso. Ho capito. Soffri di aptofobia. Ecco perché andavi in giro da solo. Così nessuno ti toccava. Cercherò di starci attento, Sam. Allora, devi fare una consegna urgente. Ho bisogno che tu porti della morfina al presidente. Ma quale presidente? L'America è finita. Ti riferisci al sindaco di Central Note? No, non al sindaco. L'America esiste ancora, Sam. Il presidente ha un tumore in fase terminale. Versa in gravi condizioni. Cazzo. Ma c'è ancora tempo. Perché io? Senti, Sam. Fai come ti ho detto e vedrai che poi ne capirai il motivo. Perché non lo fai tu? Perché io non sono qui per davvero. Capito? È un ologramma. Ti chiedo scusa. Questo è solo un chiralgramma. E ora mi scendono le lacrime. È una reazione allergica alla trasmissione chirale. In realtà mi trovo nell'area di isolamento del grande edificio triangolare. Ah, ecco la morfina. Eccola. Allora, la Bridges sottoscrive un contratto con Sam Porter. Ancora? Ma dai, anche là hanno la morfina. Di che si tratta? Dimmi la verità. La verità, Sam, è che l'ultimo presidente dell'America desidera incontrarti. Hai davvero intenzione di rifiutare? Benissimo. Allora ci vediamo nell'area di isolamento.
Accettato. Benvenuto, Sam Porter Bridges. Avvio stazione. Fai buon viaggio. Ok, usciamo da qua dentro e andiamo verso l'obiettivo. Ordine di consegna per Sam Porter Bridges. Portare morfina all'area di isolamento per l'immediata somministrazione alla presidente. Se ti sei perso, controlla la mappa con le M-Link. Non è difficile trovare l'area di isolamento. Se non ci sai arrivare, puoi impostare segnali e tracciare percorsi. Scopri come funzionano. Allora, apri. Ok. Ok, e questa è la mappa. Per mettere il percorso, posizione indicatore. Ok. Indicatore rimosso. Vabbè, comunque. Ok. E in poche parole dovremmo vederlo. Sam, per assicurarti di essere sulla buona strada, controlla la bussola. Ti guiderà sempre senza errori, a patto che tu abbia una destinazione. Ok, hai visto? Noi dobbiamo andare là. Central non c'era solo il QG della Bridges. Lì aveva sede anche il movimento ricostruzionista. Okay, se la presidente non avesse avuto bisogno di cure, non sarebbe mai andata via. E quindi poi, neanche cos'è? Una PlayStation, l'edificio? L'edificio è una PS4? Ma sembra una console. Sembra una Wii. Tra una Wii e una PS4, forse più una Wii. Siamo? Vediamo adesso cosa succederà. Poi fatemi sapere nei commenti se vi piace questo gioco, cosa ne pensate. E non vi dimenticate di iscrivervi al Patreon per sapere anche novità sull'evento di Death Stranding in Giappone, in Tokyo e anche Osaka. La stessa tendenza. E non c'è possibilità di recupero? Nessuna, a quanto vedo, no. Va bene, dovremo iniziare a dare disposizione. Sam! Sam! Sono io, Deadman. Scusa, mi ero dimenticato. Purtroppo le sue condizioni di salute sono peggiorate. Ah, io? Grazie. Servirà ad attenuare il dolore. In modo che lei possa parlare con te in questi ultimi istanti. Lei? La prima e l'ultima donna presidente degli Stati Uniti. Te la ricordi, vero? Ti ha cresciuto lei? Ops. Non mi sembri vestito per l'occasione. No. Cambiati prima di entrare. Cioè, no, in pratica possiamo cambiare anche vestito, l'assetto ovviamente delle varie cose, quindi possiamo modificarci e customizzarci per nuove avventure. Ovviamente dai voti anche qua, dai punti anche qua. Area di isolamento. Eccoci. Quello è il braccio destro della presidente, il direttore della Bridges. Dai Hartman. Ah, tu eri nella Bridges 1. Dai Hartman. Allora non ci sarà bisogno di presentazioni. Certo, già la conosce, in pratica.
Quanti sono, Sam? 10 anni? Guardaci. Dei senza morte che si rivedono così. Sì, anche io. Sono lieto di rivederti. La presidente ti aspetta. Senza morte, perché loro non possono morire. È tua madre, Bridget. Infatti, chissà quanto. Non è molto in sé, ma sono sicuro che ti riconoscerà. Quindi loro ci hanno detto che è sua madre. Quindi, boh, vediamo se lui si ricorda che è suo figlio a questo punto. Signora Presidente, ecco qui Sam. La signora è vecchia e stanca, ovviamente. Ora vi lasciamo soli. Sam, sapevo che saresti tornato. Tu stai bene. Che scena. Sì, lo so che tu mi odi. Amelie. Te lo ricordi che Amelie è andata a ovest? Ci ha messo 3 anni ad arrivare. Cioè lui ha perso. Sta cercando di ricostruire il paese. L'idea non ti ha abbandonato, eh? Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere. Devi aiutare Amelie, ha bisogno di te. E mo? Hunters! Insieme ci aiuterete a riconnetterci. Così l'America tornerà unita. Sam, se non torniamo a essere tutti uniti, l'umanità non potrà sopravvivere. Questo è un bel messaggio che comunque il paese lanciare. Non ci serve, non più. Invece sì, da soli non c'è futuro. Unito. No, l'America è finita. Bridget, tu sei la presidente di un cazzo di... Sam, ascoltami. Tu... No. Ti prego. Allora sei disposto ad aiutarmi? No, io... Ti voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. Sulla spiaggia? Signora Presidente! Non ce l'ho fatta. Oh no. Ok. Dottore, ci serve aiuto! Ora del decesso. Maledizione.
cosa succederà. Ascolta, nessuno deve sapere che la Presidente è morta. Se si viene a sapere, la Bridges è finita. Quello che è successo non deve uscire da questa stanza, hai capito? Sì, direttore, ma c'è il problema del corpo. Senza lo smaltimento cadaveri. Per quello siamo a posto. Capito? Chi lo smaltisce? Sam, prima di morire la Presidente ha stretto un contratto con te. Di che stai parlando? Aia. Fai parte della Bridges e lavorerai insieme a noi per ricostruire l'America. Credi di potermi assumere, come voleva fare lei? Beh, ci è riuscita. Guarda cos'hai al polso. Se non è simbolico questo, dimmi che cosa lo è. Direttore, il cancro si era esteso a ogni parte del corpo. L'espianto degli organi è fuori questione. E non c'è bisogno di un'autopsia. Il suo corpo deve essere cremato prima che possa andare in necrosi. Altrimenti questo posto diventerà un cratere. Infatti. Cosa volete che faccia? Non abbiamo corrieri in questo momento. E quelli dello smaltimento con cui hai lavorato sono morti. Infatti. Ma il corpo della Presidente deve essere cremato. La strada da Capital Knot City all'inceneritore è stata distrutta dalla voragine. E ora ci si arriva solo a piedi, attraverso i monti. Ma la densità chirale laggiù è fuori controllo. Ci saranno delle CA. Per il lavoro servono dei requisiti. Le Dunes. Essere riemerso. Quindi io? Perché? Sam, perché sei già in servizio. Mettiti al lavoro, Sam Porter Bridges. Affidando, che missione. Mi ricordo la prima volta che ho fatto questa missione, ero molto molto in ansia. Posso dire una cosa? La Presidente Strand credeva nel ricostruzionismo americano. Lei ha lavorato senza sosta per poter riunificare la nazione. Senza di lei la Bridges non esisterebbe. Meriterebbe un funerale con tutti gli onori. Ma questo ora non è possibile. Se lei muore, l'America muore. Senza di lei la Bridges non esisterà più. Ascolta. La cremazione dovrà essere eseguita nella più totale segretezza. Capito? Possiamo anche provarci, ma dopo? Chi prenderà il suo posto? Rassegnatevi. L'America è finita. Sam... L'America non è ancora morta. Ma ha detto che morirà se Bridget muore. Anche se lei ci ha lasciato. Una nazione come l'America merita di avere un presidente. Come, che dici? Non parliamo di questo ora. Ciò che conta è che noi porteremo a termine il lavoro di tua madre e ricostruiremo l'America secondo i suoi piani. È per questo che esiste la Bridges. Ora tocca a te fare il primo passo, Sam. E portare il corpo della Presidente all'inceneritore. Se non torniamo a essere uniti, l'umanità non sopravviverà. Sei tu che volevo mandare, Sam. Il tempo sta per scadere. Ti voglio bene, Sam. Io ti aspetterò sulla spiaggia. L'inceneritore è a sud-ovest. Ricorda che dovrai attraversare il territorio delle CA. Abbiamo costruito l'inceneritore sulle montagne per evitare che la materia chirale contaminasse la città. E quello è il problema. Non ti sarà facile portare un corpo fin lassù. La missione è davvero difficile, Hunters.
molto difficile. Sarai monitorato giorno e notte. In caso di problemi ti daremo supporto attraverso le M-Link. Però guarda che figo lui. Ok Antes, spero vi state divertendo, io molto. Anche questo episodio termina qui, mi raccomando iscrivetevi al canale, iscrivetevi al Patreon che è gratuito e potete vedere dei contenuti extra, speciali, riservati quindi a voi. Mi raccomando commentate, lasciate sempre qualche like e come sempre ci becchiamo al prossimo video. Ciao Antes! The Underwood Collection in Japan, it's a love affair.